Ciao a tutti amici della pancia del tifoso, eccoci qui a commentare il secondo turno di Champions Juve-Benfica, un nome di una squadra che doveva essere ben augurante, ma che già si prefiguravano potenziali disastri e sono avvenuti tutti. Tutti. Una squadra ha dimostrato una volta di più di mancare completamente di personalità e si è visto che entra in campo per un quarto d'ora, gioca fino a che gli altri sono ancora lì a pensare che di fronte a quelle maglie bianconere, dentro quelle maglie bianconere ci siano i giocatori di sempre che spaventavano gli avversari. Poi si rendono conto che non c'è niente da spaventarsi, cominciano a giocare e noi ci sciogliamo regolarmente, fino ad arrivare al totale caos del gol, dopo il gol del 2-1, in cui per il resto della partita si sono visti i giocatori vagare per il campo senza un'idea, una meta, un canovaccio, una possibilità. Non c'era anche la possibilità di pareggiare un palo, è stata completamente episodica. Quella partita avrebbe potuto tranquillamente finire 1-4, 1-5, non ci sarebbe stato niente da dire. Il migliore in campo è stato Perin, ancora una volta, cioè, rendiamoci conto. E questo è un problema di personalità, in primo, di gioco. Allegri continua a urlare: calma, calma, ma calma cosa? La realtà qual è? La realtà, dopo 2 mesi, lo possiamo tranquillamente dire, che la squadra dell'anno scorso è stata peggiorata. Già, la squadra che l'anno scorso è arrivata quarta faticosamente, quest'anno è stata peggiorata. Perché è stato un errore, perché è un peggioramento sostituire Dybala e Morata con Di Maria e Milik. Che non è che non siano buoni giocatori, cioè, intendiamoci, Di Maria e Pogba, certo che sulla carta sono forti, il problema è che non sono sani. E in questo calcio qui che va ai 3.000 all'ora, non puoi permetterti di avere giocatori che fisicamente non siano perfetti al top. Di Maria ha un chilometraggio infinito e lo dimostra, quindi giocherà quei 10-15 partite in un anno. Pogba non è sano, il discorso è facile. Quindi noi abbiamo sostituito Dybala e Morata con nessuno sostanzialmente. Abbiamo sostituito De Ligt con Bremer ed è un downgrade, cioè mettiamoci una testa, ma smettiamola questa cosa che De Ligt giocava a pallavolo, De Ligt era un gran difensore. Bremer è un buon giocatore, in grossa difficoltà tra l'altro in questo momento. Non abbiamo un terzino, è incredibile, infatti ieri Allegri ha deciso di giocare a 3 per un'altra volta, uno schema che lui tra l'altro odia, perché non abbiamo un terzino. Cuadrado è in un'involuzione clamorosa, forse la carta d'identità è arrivata a suonare alla sua porta in maniera netta anche per lui. Kostic, ottimo giocatore per il Bologna e il Sassuolo, questo livello qui. Nella Juve c'entra, in una Juve che vuole essere protagonista in Europa c'entra poco, cioè può stare in una rotazione di 18 giocatori, non è titolarissimo. L'unico upgrade probabilmente è Paredes, anche se ancora non si vede. Ma probabilmente col tempo, con l'adattamento, è un buon giocatore, ma non è Pirlo, e ripeto, non è neanche Pjanic. E lo dico un'altra volta, questa squadra non può fare a meno di Rabiot, cioè almeno ringraziate, dopo averne detto di tutti i colori, la madre di Rabiot, perché è l'unico che fisicamente in un centrocampo leggerissimo riesce a contrastare fisicamente gli altri, visto che abbiamo venduto l'ultimo giorno per ragioni di bilancio anche Zaccaria, che era un altro che almeno fisicamente si sentiva, ma insomma, cioè non è che possiamo stare qui a rimpiangere Zaccaria, cioè fa già ridere così. E saranno tempi durissimi.
perché questo non è un passaggio breve, perché questa squadra è prigioniera di un buco di bilancio enorme, è prigioniera del contrattone di Allegri da 9 milioni all'anno per 4 anni, è prigioniera dei 40 milioni spesi per Ken, 40 milioni spesi per Ken, il biglietto della lotteria, che era d'élite, ce lo siamo già venduti. E quindi siamo aggrappati a cosa? A quel ma quando rientrano Chiesa, vedrai, ma quando rientrano Chiesa, Di Maria e Pogba. Vabbè, per quest'anno è già tardi. Chiuso qui il discorso. L'anno prossimo magari potremo dire, hai visto che con Chiesa, Di Maria e Pogba. Ma per quest'anno è già tardi, è finita qui. Arrivederci. Buona giornata a tutti.